Giornata di gara qui alla Twil, ultima tappa degli internazionali d'Italia Series, giornata nella quale gli atleti si aggiudicheranno la maglia di leader del circuito. Ieri vi abbiamo fatto vedere il percorso, anzi vi lasciamo qua il link al video. Oggi vi racconteremo le gare a bordo pista. Andiamo! Andiamo! Siamo qui con Evi Richards del team Track Factory Racing. Evi, how are you? And what do you think about the track? Yeah, it's a cool track. It's got some really cool descent, so I'm excited to race. Thank you very much and good luck for the race. Thank you. Bene, non abbiamo voluto disturbare troppo l'atleta perché è molto concentrata e si sta riscaldando per la gara, però come avete capito è entusiasta del percorso. Tra parentesi, ieri l'abbiamo vista provare molto bene, molto fluida, più volte, anche insieme a Tracy Mosley. L'ex endurista, quindi specializzata nel gravity, in questo periodo si sta dedicando ad affiancare le ragazze del Track Factory Racing proprio nella prova percorso, quindi capite come è sempre più importante la ricognizione anche nel cross country. Siamo qui allo stand del Gito Cycling Team insieme a Alessio Trabalza e vedendo la sua bici abbiamo notato che è uno dei pochi che non utilizza il reggisella telescopico nella categoria Open. Quindi gli abbiamo fatto questa domanda, perché non utilizza il telescopico? Quindi la giriamo. Alessio, perché non utilizzi il telescopico? Allora, inizialmente per scelta, visto che non ho mai avuto grosse difficoltà ad andare in fuorisella. E non l'ho montato ora per questa gara perché avrei voluto magari abituarmi per un breve periodo, insomma, prima di provarlo in gara, però oggi diciamo che avrebbe fatto molto comodo. Senti, invece il discorso del peso in più, un po' poco peso in più, che molti amatori sono titubanti? Secondo me due atti in più non fanno la differenza in salita, soprattutto in un percorso come può essere in cross country. Assolutamente meglio avere più sicurezza in discesa, più velocità in discesa, che due atti in meno che non ti fanno guadagnare niente in salita. E nelle marathon pensi sia utile o no? Le marathon diciamo che i percorsi sono molto più facili e dunque a meno che non si hanno delle difficoltà in discesa si può anche evitare di montare in telescopico. Bene, grazie Alessio e in bocca al lupo per la gara. Crepi. Girando tra i box è sempre molto interessante vedere le scelte tecniche degli atleti riguardo le bici e i componenti. Ad esempio, come vedete alle mie spalle c'era il team Trek Pirelli che la scelta degli atleti è stata diversa. Ad esempio c'è chi preferisce ancora girare sulla Super Caliper, quindi poca escursione, una bici un po' più leggera, più tirata, e chi invece sceglie la Top Fuel, quindi più escursione, forcella con steli maggiorati. Insomma, diciamo che è sempre differente la scelta degli atleti, le sensazioni, questa è sempre una cosa molto importante, però la direzione, come abbiamo visto, pian piano sta andando sempre più su travel più abbondanti. Eccoci qua, come vedete, primo passaggio sui tronchi per le ragazze junior. Le elite sono leggermente più avanti e comunque, come avete visto, in griglia troviamo due o tre delle top rider di Coppa del Mondo, tra cui Ellie Betten del team Trinity Racing, Rebecca McConnell, Evi Richards. Diciamo che le top rider hanno scelto la Twil per allenarsi verso la prova di Coppa del Mondo di Lecce, che si svolgerà il 4 luglio. Adesso andremo a vedere due dei punti più suggestivi del percorso. Andiamo! Siamo su uno dei tratti più scenografici e ripidi del percorso. Primo giro subito davanti Rebecca McConnell insieme a Evi Richards e Ellie Betten. Subito dietro però Chiara Teocchi e Martina Berta. Quindi nelle prime battute di gara le italiane stanno reggendo botta alla grande. E se Daniele si è occupato un po' più della parte agonistica della gara, io vorrei spendere due parole su quello che è il tracciato. Un tracciato con un terreno che asciuga veramente rapidamente. Due giorni fa qui ha piovuto.
ed oggi già abbiamo un terreno a tratti sabbioso. Infatti, vedendo giù nei box la scelta delle gomme da parte degli atleti, se solitamente scelgono delle gomme più scorrevoli, quasi semi-slick, oggi hanno scelto delle gomme leggermente più tacchettate per avere più mordente su questo che è un terreno davvero tanto sabbioso. Dai ragazzi, andiamo avanti! Eccoci qui, vediamo passare la prima delle donne, Ivy Richards, che ha preso un bel distacco sulla seconda, Rebecca McConnell, anch'essa ha accumulato altro distacco sulla terza, Ellie Betten. Subito dietro una sorpresa per le italiane, perché Giada Specia, una ragazza molto giovane, sta veramente facendo una gara da paura, vediamo se riuscirà a mantenere la posizione. Poco dopo la leader del circuito, Chiara Teocchi, che l'abbiamo vista un pochino in difficoltà, però dai, c'è ancora tempo, magari si potrà riprendere. C'è una specie con l'otto Marika Tobo. You like this? Eccoci qui con Giada Specia. Prima all'arrivo l'abbiamo vista un po' sofferente, quindi non abbiamo esagerato facendogli troppe domande. Come stai innanzitutto dopo la caduta all'ultimo giro, immagino? Sì, guarda, l'ultimo giro qua nella pietraia e adesso sto molto meglio, era solo una botta alla fine. Però sai, la paura iniziale è stata molta, perché comunque si è gonfiata subito, però dai, adesso sto meglio. Bene, senti, comunque a prescindere dalla caduta hai fatto un garone veramente, nessuno si aspettavano buone prestazioni, ma non così, nel senso che eri insieme atlete che vincono in Coppa del Mondo e tenevi bene il ritmo, no? Te lo aspettavi anche tu oppure ti sei sorpresa di te stessa? Guarda, non me l'aspettavo, anche perché è da pochi giorni che sono qui in altura, quindi non sapevo come il mio corpo avrebbe reagito alla gara e in più in questi giorni non stavo neanche proprio benissimo, quindi diciamo che non ero partita con le migliori aspettative, invece fin da subito ho visto che stavo bene e sì, alla fine io speravo per il podio, però diciamo che non l'hai festeggiata troppo questa bella posizione, però dai, è andata bene. Sì, è andata bene, sicuramente domani sentirò le botte, però allora, mi ricorderò anche della bella gara che ho fatto. Esatto, quindi ci vediamo, insomma, ai prossimi appuntamenti, Coppa del Mondo. Coppa del Mondo italiano. Bene, grazie mille Giada, rimettiti, recupera e alla prossima. Grazie a voi. Andando bene in ospedale, veniva operata il cuore per me. Facciamo un applauso a Chiara, credo che queste parole, l'emozione e le lacrime di Chiara valgano davvero tutto il nostro sostegno e la vicinanza, non fare in ospedale. Eccoci qui con Chiara Teocchi, settima quest'oggi sul traguardo, ma vincitrice del circuito internazionale d'Italia Series, quindi l'italiana più costante in questo circuito. Sì, dai, sono contenta. Oggi sapevo di non essere al top perché vengo da un ritiro in altura con la nazionale di 2 settimane a Livigno, quindi questa gara sapevo che dovevo prenderla un po' come allenamento e sapevo anche di avere un buon vantaggio sulla classifica generale. Sono partita forte, poi ho fatto una caduta stupida su una sassaia per colpa mia, quindi poi ho cercato di, insomma, gestire un po' la gara e sono arrivata settima. Sono comunque contenta perché so che nelle prossime 2 settimane ci saranno 2 appuntamenti importanti come la Coppa del Mondo Leger e l'italiano, e sono molto molto contenta di aver vinto la classifica generale dell'Internazionale d'Italia. Sul traguardo hai detto, insomma, una cosa che ti ha anche un po' commosso, che lo scorso anno eri in ospedale, comunque hai avuto un problema al cuore, quindi questa più che altro è la più grande vittoria, forse è questa. Sì, diciamo che il 2020 è stato veramente un anno difficile per me, oltre ai miei problemi al cuore ho avuto anche la mamma e papà ricoverati in ospedale per Covid molto gravi e è stato un anno che mi ha messo a dura prova psicologicamente, ho pensato tante volte di mollare. Per me vincere quest'anno l'Internazionale d'Italia vuol dire tantissimo, perché vuol dire che sono riuscita a tirar fuori la Chiara più forte e quella che, insomma, riesce a reagire nonostante tutto. Marika Tovo, seconda degli italiani, è molto molto brava, ti abbiamo visto veramente oggi in palla. Sì, sono contenta del mio risultato, io ce l'ho veramente messa tutta e ci ho sperato fino alla fine per il podio. Non è arrivato, non ne potevo più, era stato veramente dura, e in discesa non ho mai rischiato e forse perdevo un bel po', però alla fine sono arrivata intera, non sono mai caduta e per me è veramente importante dopo tutte le rotture che ho fatto
e sono contenta così perché comunque è un quinto posto che mi dà morale. Senti, ti abbiamo vista proprio provata sul traguardo, hai dato tutto e per tutto e anche in prova abbiamo visto che insomma hai studiato con attenzione le varie linee proprio per seguire la tattica che poi hai adottato, quindi non rischiare troppo, arrivare sana e salva ma dare il massimo. Sì, le linee ho cercato di tenerle pulite, perché più pulite possibile, più dritte possibile. Studiare le linee in un percorso del genere è fondamentale, perché rischiare vuol dire non portare a casa la gara. Io non ho fatto il salto, sono stata una delle uniche che non ha fatto il salto, non me la sentivo, l'atterraggio per me non era... Cioè il salto era fatto bene, però per la mia fisicità non andava bene, quindi sono stata contenta di aver fatto la chicken sana e salva, sono arrivata a un quinto posto che comunque mi ha fatto capire che anche se non ho rischiato in discesa, in salita ci sono. Bene, come sempre l'intelligenza, insomma, e l'esperienza vince su tutto. Grazie mille Marika e in bocca al lupo per le prossime. Viva il lupo, grazie a voi. Siamo nel vivo della gara Elite, i primi sono passati da pochissimo, abbiamo visto in testa il rumeno del team Trek Pirelli Vlad Scalu, seguito dallo statunitense Blevins, subito dopo il nostro Yuri Zanotti molto molto bravo. Adesso andiamo a vedere nei prossimi passaggi come si svilupperà la gara, perché ora sono tutti molto molto vicini. Ci troviamo qui ancora nella prima parte del percorso. Questo è un punto del quale vi parlavamo ieri, una doppia linea da affrontare, la linea B, non è proprio una chicken line, piuttosto un passaggio alternativo da scegliere in base alla lucidità dell'atleta, ma soprattutto anche nella parte finale per effettuare un eventuale sorpasso. Eccoci a uno dei tratti più tecnici, la discesa dello stuzzicadenti con i primi Vlad Scalu, seguito dal bravissimo Yuri Zanotti, poi Stefan Tempier e il russo Anton Sintsov. Vedete la differenza di velocità e decisione nelle linee rispetto alle donne. Dobbiamo segnalare il fantastico recupero di Simone Avondetto, leader degli internazionali d'Italia nella categoria Open, che ha rotto la catena subito in partenza in pratica, ma ha avuto la grande testa, la grande tenacia di continuare a piedi, aggiustare la catena e continuare. Diciamo che adesso sta recuperando alla grande. Ok, siamo al passaggio degli Elite, ecco, vediamo il passaggio nella linea hard, nella parte finale del percorso, Vlad Scalu davanti, Yuri Zanotti, Stefan Tempier, quindi posizioni invariate, subito dietro Anton Sintsov. Vedete che ovviamente i primi scelgono la linea hard, diciamo quella più difficile, ma quella più veloce. Ladies and gentlemen, the winner from Romania is Vlad Scalu! Tappa in maglia! Dunque Sintsov in seconda posizione, adesso la gioia per Stefan Tempier in terza posizione. Grazie alle team, ci andremo a fare vedere oggi. Eccoci qua con Yuri Zanotti, primo degli italiani, grandissimo Yuri, nonostante la tua giovane età, diciamo che stai tenendo alla grande i ritmi di questi specialisti che anche in Coppa del Mondo, insomma, vincono o comunque arrivano davanti. Ma sì, sinceramente era un po' che volevo fare una prestazione di questo tipo. Questa settimana ho avuto delle sensazioni che non avevo da tempo e niente, sono partito abbastanza bene. E ho visto che il ritmo dei primi era un ritmo che potevo tenere. Fino all'ultimo giro sono arrivato abbastanza bene. E poi dopo Vlad ha attaccato sulla salita più dura, la prima. Io ho dovuto salire col mio ritmo perché avevo le energie quasi quasi arrivate al termine. E niente, per fortuna avevo un po' di gap dietro, quindi sono riuscito a mantenere il quarto posto. Bene, e quindi i prossimi obiettivi adesso, Coppa del Mondo? Sì, in Coppa adesso sono settimo in generale, partire in prima fila già è un bel vantaggio, così eviti un po' il casino della partenza. Spero di portare a casa un po' di più degli ultimi due settimi posti, perché l'ultimo anno vorrei salire sul podio.
ricordiamo ultimo anno Under 23, quindi complimenti per questa prestazione insieme alle atleti della categoria maggiore. Grazie mille Yuri, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi. Allora, eccoci qui con Simone Avondetto, leader. Sei partito con la maglia di leader, poi la sfortuna subito in partenza, rottura della catena. Cosa ti ha frullato nella testa e come, dove hai trovato la grinta di ripartire a piedi e recuperare, aggiustare e recuperare? Ma sì, dai, sono stato sfortunato, ho rotto la catena poco dopo la partenza, però dai, sapevo che avevo una maglia da difendere e allora dai, ci ho provato, ho tenuto duro. Diciamo che dai, la maglia l'hai tenuta degli Under 23, ma comunque ti abbiamo visto sempre in ottime posizioni anche nell'assoluta, quindi come in Trentino quando sei arrivato insomma insieme a Kirschbaumer, hai fatto tutta la gara insieme a lui. Diciamo che stai arrivando tra i grandi anche nelle gare che contano, oltre alla tua categoria. Ma sì, dai, tutte le altre gare sono andate bene, questa tutto sommato dai, alla fine ho fatto una discreta rimonta e dai, sono contento di aver tenuto la maglia degli Under 23. Senti, prossimi obiettivi, Coppa del Mondo, Lecce, immagino, cosa ti aspetti, come stai, come conosci il percorso? Ma il percorso penso sia simile a quello di 2 anni fa, sì dai, sto abbastanza bene e spero di fare una buona gara. Bene, grande, grazie e in bocca al lupo per le prossime. Grazie, grazie a voi. Internazionale d'Italia Series conclusi. Siamo contenti di avervi raccontato le due tappe più tecniche e spettacolari, come quella di Capoliveri e quella di oggi qui alla Twill. Ci siamo resi conto in queste tappe di come il cross country italiano sia ritornato ad alti livelli, sia per quanto riguarda i percorsi, la tecnicità e sia per quanto riguarda il livello degli atleti stessi che sono, abbiamo visto partecipazioni di top rider veramente di Coppa del Mondo, quindi questo ci fa veramente piacere. Speriamo che si continui di questo passo anche negli anni successivi. Ci auguriamo che i nostri contenuti qui agli Internazionali d'Italia Series vi siano piaciuti, vi invitiamo a leggere l'articolo linkato qui sotto in descrizione e vi diamo appuntamento al prossimo evento. Ciao ragazzi! Ciao.